Gli istituti tecnici, licei, ma anche i corsi di istruzione e formazione professionale e, dopo il diploma, l'università oppure corsi di istruzione tecnica superiore. Sono tante le strade che gli studenti toscani possono intraprendere ai due bivi che si trovano davanti quando escono dalle scuole secondarie di primo o secondo grado. Per aiutarli a scegliere, la Regione Toscana ha organizzato un evento al Teatro della Compagnia di Firenze, intitolato Studiare e formarsi in Toscana Live. L'evento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di Regione Toscana portata avanti anche attraverso Fondazione Sistema Toscana e Giovani Sì. Studiare e formarsi in Toscana, scegli la strada giusta per te, realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, a supporto delle misure e delle attività elaborate dalla Regione per l'orientamento scolastico. L'evento è stato condotto da Lorenzo Baglioni, cantautore e testimonial di Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te, alla presenza dell'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini. L'obiettivo è quello di accompagnare le ragazze e i ragazzi in una scelta che per loro è fondamentale, per la loro crescita, per il loro sviluppo, per il loro futuro, e quindi dar loro tutte le informazioni, gli strumenti necessari affinché possano fare davvero una scelta informata e consapevole, e quindi accompagnare loro, ma anche le famiglie e i docenti, in questo percorso, in questa fase di cambiamento, di passaggio. All'evento hanno assistito in diretta o in streaming sulle principali piattaforme tantissimi studenti. Per aiutarli in queste scelte, sul palco sono saliti due giovani che hanno raccontato la loro testimonianza. Il primo è un ragazzo che ha frequentato un corso di istruzione e formazione professionale che si è concluso con un tirocinio in un'officina che poi lo ha anche assunto. È molto più pratico, cioè, come posso dire, ci sa proprio officina apposta, cioè ci sa un'officina apposta dove si può lavorare sulle macchine. Tipo ci sa un Alfa Romeo, ci sa una Fiat 500 di quelle nuove, ci sa proprio macchine nuove che ci vengono appunto date dalla regione. E ogni anno la scuola prende sempre roba nuova, sempre tipo quest'anno, no, l'anno scorso avevano preso un tester che costava sui 3.000 euro, che è proprio una cosa buonissima. La seconda testimonianza è arrivata da una giovane che dopo gli studi da geometri aveva inizialmente intrapreso l'università, facoltà di architettura, salvo poi ripensarci per fare un corso di istruzione tecnica superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile. Ho fatto un percorso di 2 anni in ambito di energie rinnovabili e edilizia sostenibile. Questo percorso prevede appunto 1 anno e mezzo di teoria, diciamo, alternata ovvero anche dal laboratorio e quant'altro, e poi, cosa secondo me fondamentale, un periodo di tirocinio che io ho avuto l'opportunità, grazie alla Regione Toscana, di fare all'estero, quindi anche come esperienza di vita, oltre in Spagna, a Siviglia. Anche per Sofia Giuliani la fine del corso ha coinciso con l'entrata nel mondo del lavoro come tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile. Insomma, per trovare la propria strada è necessario conoscersi e sapere cosa si vuole fare, ma è anche fondamentale conoscere tutte le strade possibili, come ha spiegato dal palco il testimonial Lorenzo Baglioni, che ha anche cantato delle canzoni create apposta per orientare gli studenti e per raccontare il mondo della scuola. Ciao, mi chiamo Marco, ho 12 anni e mezzo e sono dislessico. Per me leggere un libro è più difficile che andare a nozze in Messico. Il consiglio che do è quello di informarsi bene, questa credo sia veramente la cosa importante da fare, anche perché le possibilità sono tante, le possibilità che la Regione Toscana mette in campo, quindi intanto bisogna conoscerle, bisogna studiarle approfonditamente e poi a un certo punto bisogna buttarsi, lasciarsi andare, perché tanto abbiamo anche la consapevolezza che a priori quale sarà la strada giusta non lo sapremo mai, quindi bisogna provare con l'altra consapevolezza che poi si può cambiare strada e riorientarsi. D'altronde anche Baglioni, che a scuola andava bene, è la dimostrazione vivente di come gli studi e quello che poi si farà nella vita possono non coincidere e che non ci si deve scoraggiare di fronte a strade prese che poi si rivelano sbagliate. Io ho studiato tanta matematica, laureato in matematica e poi sto facendo altre cose, ma questo comunque ti fa capire che quello che studi è sempre importante e la vita è imprevedibile, ti offre delle opportunità che tu
quando scegli non puoi sapere, quindi insomma è un aspetto da tenere di conto. Le cose che ho imparato principalmente sono quelle che abbiamo provato a raccontare su questo palco. Non esiste una scuola migliore di altre, ogni scuola esiste in funzione di quello che tu sei, quindi esiste la scuola più adatta per te secondo chi sei e quello che vorrai fare. E poi l'altra cosa è che c'è sempre la possibilità di cambiare strada, di riorientarsi al momento giusto quando pensi che la strada che hai preso non sia quella giusta. Sul palco, per interagire con i giovani, insieme a Baglioni è intervenuto Luca Capiluppi, esperto di orientamento scolastico. Bisogna sapere quello che vogliamo, ma se non abbiamo una geografia, una mappa di quello che ci aspetta fuori, anche conoscere se stessi non basta. Quindi è un doppio binario quello su cui ci si deve muovere. Sapere cosa cerchiamo e soprattutto sapere dove lo possiamo trovare. Quindi fare anche l'informazione, questo vale per tutti, non soltanto per gli studenti, ma anche i genitori devono sapere, gli insegnanti devono sapere. Siamo una comunità orientante, più diffondiamo le informazioni e più diventa un percorso ricco quello degli studenti. Per coinvolgere i giovani, l'evento Studiare e formarsi in Toscana Live ha avuto un taglio che va incontro, diciamo, a quello che è il linguaggio dei ragazzi. La modalità dell'incontro di oggi, dell'evento di oggi, è quella del cosiddetto diciamo l'intrattenimento educativo, no? In termini edutainment, in termini tecnici, diciamo così, edutainment, ed è proprio finalizzato a fornire agli studenti con una modalità di linguaggio e di dialogo proprio rivolto a loro, informazioni che poi li portino ad approfondire quelle informazioni necessarie per la scelta del percorso di istruzione, andando poi a individuare anche all'interno del sito di Regione Toscana ulteriori informazioni che poi saranno, speriamo, utili per la scelta che loro dovranno fare a gennaio. In questa sede l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha la funzione, gestendo tutte le scuole della Toscana, le 470 scuole della Toscana, di mettere in rete tutte quelle che sono le risorse, le iniziative, le possibilità che vengono offerte ai giovani toscani. E parlando di orientamento è fondamentale capire che questo insieme di risorse deve mirare unicamente al successo non solo formativo dei nostri giovani, ma alla loro realizzazione del proprio percorso di vita di ciascuno nella maniera più piena ed ampia possibile. Fondamentale per la riuscita di questa iniziativa le competenze messe in campo da Giovani Sì, il progetto per l'autonomia dei giovani attivo dal 2011. Proviamo appunto a costruire una comunicazione che sia appunto, come posso dire, empatica, che agganci coloro che ci devono ascoltare, che ci devono seguire, e quindi lo abbiamo fatto attraverso Lorenzo Baglioni, che è stato il testimonial di questa esperienza. Lo abbiamo fatto aprendo un canale TikTok, che ormai è il social più seguito dei giovani, e lo continueremo a fare attraverso anche ad altre cose che costruiremo anche nei prossimi mesi. L'evento è stata anche l'occasione, in vista della prossima iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado in gennaio, di ripercorrere le azioni condotte in quest'ultimo anno sull'orientamento scolastico, come il divertente video sulla scelta della scuola e l'uso del piuttosto che. Ecco qui la regola che scaccia le paure. Piuttosto che non vuol dire oppure. E per illustrare alcune buone pratiche sperimentate nei territori attraverso i PEZ, i progetti educativi zonali. Il fine ultimo è quello di promuovere il successo scolastico e combattere l'abbandono e la dispersione. Per questo l'orientamento è fondamentale, è anche uno dei pilastri dei nostri interventi che facciamo attraverso i PEZ, i progetti educativi zonali, che appunto partendo dal territorio mettono in campo una serie di interventi come sul tema dell'orientamento, dell'inclusione. Abbiamo inserito quest'anno una novità che riguarda la promozione delle pari opportunità e la lotta agli stereotipi di genere. Quindi davvero le politiche scolastiche restano al centro dell'impegno di Regione Toscana.